Ma c'è un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare. L'italiano da sempre è una persona nel suo complesso corretto che rispetta il prossimo. Noi, ma lo dico senza fare vaneggiamenti ideologici e culturali, gli italiani sia nel periodo prefascismo sia durante il fascismo, quindi voglio dire il governo italiano, l'Italia nei suoi 100 anni di colonie, in Africa ha costruito e realizzato, cioè noi non siamo per natura gente che va a depredare e a rubare al prossimo, anche per un fatto culturale, perché diciamo la nostra cultura antica e millenaria non ci fa essere un popolo di pirati che vanno in giro a depredare il mondo. È una cultura, per chi ce l'ha, insomma, pesa in negativo. Noi invece abbiamo una cultura civilizzatrice, cioè non esiste nella nostra mentalità che tu vai da una parte e fai il deserto e la chiami pace, come qualcuno in qualche maniera insultava l'impero romano. Insomma, non voglio fare un discorso molto profondo.